Quando ero piccolo ho vissuto in una famiglia benestante. Questo è il mercato di Barcellona, della Rambla. Mia madre mi ha sempre dato tutto fin quando era viva, no? Insalata di tofu. Poi le cose sono cambiate, lei è morta. Basta avvicinarsi poco poco a un, guarda. Guarda questo, tu prendi questo. Il mio cervello è rimasto quello di un bambino viziato che dice: no, ma tanto c'è la mamma non c'è più. Qui vedi, qui ci sono resti di tutto, cioè qua c'è il pranzo completo, no? Ed è davvero uno shock tremendo. Ora vediamo il concreto, il ritrovamento. Metropolitana. Ferro, materiale ferroso, pezzi di carne morta, carne muerta. C'erano dei ragazzi, no? Che passavano. Così. E sono passati sulla mia cosa, no? Quando succede ciò, cioè io solitamente metto un fermo, però quando succede mi girano i coglioni. Siccome questo giramento di coglioni te lo porti durante tutto il giorno, ho scoperto che anziché dirglielo perché non esci più, è sufficiente, io prendo, ho preso questi qua e ho iniziati a buttare all'aria, no? Così. Così. A un certo punto ci sta praticamente un'americana che passa così, arriva sparata in faccia. Take it back and take it back. Put it back. Put, ma c'ha cazzo vu? Cioè io li avrei rimessi dopo 3 minuti, no? Dici put it back. Ma chi cazzo ti conosci? È il Hero Detector. Questo è il Heroes Detector. Tu fai questo e fai vedere chi è un eroe. Ecco la Sagrada Famiglia. Adesso faremo un tour veloce. Vedi queste persone, c'è quest'uomo col cappellino. Buonasera. Qui abbiamo una. Vediamo cosa c'è qua dentro. Un caffè, un attimo di questo, che fascio meraviglioso. Si viene sempre a contatto con novità. Ecco, qui offriamo una meravigliosa fotomodella che si è alzata. Spiaggia, questa qua corre avanti e indietro, completamente folle. Va avanti e indietro. Qui invece stanno organizzando un photoshoot, no? Sono tutti vestiti da cretini e fotografia le fotomodelle, no? Cavi e quant'altro. Lì ci sta uno specchio per i trucchi. Ma lì dentro ci sono dei cornetti. Il problema è che di fronte ci sta il personale del bar e dall'altra parte c'è un uomo brutto e grosso con la maglietta su scritto staff. Ora, io con questo cappellino sembro frocio abbastanza da far parte di questi frociazzi qua. Potrei entrare e prendere più cornetti che posso e uscire qui salvo da questi mongospastici. Qui intanto questa qua ovviamente è partita, sta pensando a se stessa, ma va un po' avanti e un po' indietro. Ho appena caricato i video su YouTube e li ho cancellati da questa memoria. Qui c'è mio nonno, che mio nonno sta vedendo tutti i video partite di calcio, perché era un calciatore. Gli studenti di vario tipo. È buono per il suicidio. Siete come un abbascio. È ottimo. Poi apparirai anche sui giornali, perché si farà il sangue lì. Studente si suicida. Questa è praticamente la stella gialla di Catalogna, no? Destra dell'indipendenza. Oh, sì. Claro. Parla presso spoliti. Ah, l'ho preso spolitico. Indipendente o no, è Todo. per le spese politiche, no. Ah, vale. Questo è l'Apple Store, ok? La prima cosa che ci si trova quando si entra in questa struttura sono dei sorridenti, dei ultra sorridenti commessi che ti dicono: come è venuto? A cosa può essere utile questa struttura? Prima di tutto allo scrocco di internet. Vedi? Ci sono questi simpatici uomini che vivono la loro giornata qui. Marocchini, tunisini. Ecco, vedi, questo è l'abitante tipico di questo. E ogni tanto li cacciano, gli chiedono i documenti e li cacciano. Vedi qui altri abitanti intrusi, ultra vestiti benissimo, per mascherarsi nel mondo, altrimenti verrebbero uccisi. Altra cosa che vi dico, lo utilizzo per le pisciate. Problema però, la pisciata sembra facile, quello è il bagno, ma è chiuso. Ecco. Ogni volta che vai qualcuno però ti apre. Grazie, merci. Io non so da dove escono, non lo so, ma c'è sempre un commesso diverso che ti apre. Cosa possiamo dire?
La prima cosa è un pregiudizio, sì, ma fa finta, sì, ma tutti i suoi soldi li spende a droga. Questi sono pensieri che fanno tutti, eh. E tutti questi che passano, uno dopo l'altro, vanno a pensare di quest'uomo, no, ma tanto è un drogato, se li spende a droga, meglio che ne li do. Sono messo peggio di lui, pure che lagna tutti a chiedere i soldi, andate invece a lavorare. Ognuno ha questi pensieri. Io credo che una cosa, vivere così per droga, per genitori, è tremendo. Fisicamente ti demolisce. Ora, chi è responsabile non lo so. So soltanto che è una situazione che dovrebbero provare tutti a non avere amici, a cadere in depressione, a slegarsi da tutto, non avere un'ancora di salvezza, un luogo in cui andare, una casa in cui appoggiarsi, un genitore che ti salva, e provare per 1 o 2 mesi finché il cervello si spacca. E diventa poi sempre più difficile rimetterlo a posto, ecco. La mia presenza sta cambiando un po' l'effetto, perché io faccio così e le persone pensano che ci sia qualcosa di importante, è arrivata alla TV, chissà. Ecco. Dopo 10 anni di lifting, pedicure e manicure, avrai messo anche il suo giudizio di merda. Questi pesci, quando vengono messi qua, molti sono vivi. Io quando vengo qua sento proprio l'asfissiamento, come se mi manca l'aria. Sento proprio la loro aria che gli è mancata quando sono morti. Se sono morti, molti granchi sono vivi per molte ore. Guarda, si muovono. Sono tutti vivi. Ecco la vita in cui viviamo. C'è chi non prova assolutamente un cazzo. È follia. Schizofrenia, potrei prenderlo e scattarlo in faccia alla signora. Sto cercando di dormire da 3 ore. La settimana scorsa io ho dormito in una tendopoli, protetto da altre persone, con qualcuno che faceva sempre la guardia in un luogo silenzioso. Oggi pioveva e sono dovuto andare a dormire fuori perché non avevo una tenda lì. Allora ho provato a dormire là dietro e ho scoperto che era un parcheggio. Ho provato a dormire qua e è venuto un 12enne che mi voleva stringere la mano mentre pisciava. Fortuna che non gli ho preso la testa e gliel'ho staccata con questo qua. È stato fortunato che non l'ho fatto. Siamo stati fortunati noi come società che ciò non è accaduto. Adesso mi sono messo qua, ma ci sono le autovetture lì. Il suono qua rimbomba. Voi da casa potete dire: ma perché non si mette mai? È proprio stupido. Provare per credere, provare. Stanotte dormirò qui. Ciao. Please, please, no, no word. Thank you, no, you're kidding me. questo è il teleschermo di McDonald's. Io mi premio con un gelato, ovviamente, perché sono un anarchico. Vengo al McDonald's. Potrebbe essere che non c'è il credito, eh? Col famoso cono da 1 euro. Ok, finalizzare il pedido. Finalizzamelo il pedido. Confirmimelo. Sei sicuro di volere il cono? Sì, voglio un cono, grazie. Denegata, non arriva 1 euro e quindi non si può prendere. Io ci ho provato a pagare, ci ho provato. Tentativo di pagamento fallito, la società vuole che io scrocco. O meglio, vivo di stenti e di briciole. Strada libera, nessun ristorante. Andiamo con l'Iros Detector da immondizia. Immondizia, che bella! Ehi! Oh, grazie, thank you so much. No good. Oh, thank you so much. La pesca ha prodotto un pacco di Oreo. L'eroe, però questo è un eroe messo in pubblico. Se mi avesse trovato in privato mi avrebbe solo stroppiato. Invece in pubblico non ha potuto sgridarmi e mi ha fatto l'offerta. Spesso mi trovo nella folla e mi sento solo. La solitudine, che questa protezione genera una sofferenza grossa dentro di me. Però non mi piace interagire perché l'uomo è stupido. Io credo che per me il miglior amico sia il mondo. Il mondo è il mio amico. Il mio amico è l'umanità e io devo gridare, non me ne vogliate, perché io ho sempre amato parlare all'umanità. Quantisticamente io sento il loro peso, sento la loro densità. E questo è un modo in cui io sconfiggo la mia solitudine. Io
Non mi sono mai accontentato di parlare con i libri, di parlare con la musica, di parlare con il ballo, di parlare... Ci sta la polizia. Qui è duro, entriamo nella performance. Lo vedrete, lo vedrete. Questo sfondo la gente lo cerca perché pensa che guardando questo panorama il mutuo, le tasse, tutti i problemi gli scompariranno. Ecco, adesso non mi sentirete, però dirò: questo mondo fa schifo, questo mondo fa schifo, è una frase. Oppure: questo mondo è meraviglioso, che bello questo mondo. E accoppierò il lancio di acqua in pubblico. Messaggio negativo e messaggio positivo creeranno un... Ciao, lo faccio. Questo mondo è bellissimo, è meraviglioso questo mondo, che bello questo mondo. Alla vostra salute di questa società bellissima. È un trance. Non ho sconfitto la solitudine. È meglio se parlo all'infinito, al mondo. Da Americo Mancini per Striscia la Notizia è tutto.